Buonasera a tutti. Dato che io sono un pochettino ferito, questa sera vi faremo vedere insieme a Carlo un video un po' particolare, in quanto faremo un estratto di cetriolo grazie all'aiuto dell'estrattore. Prenderemo un cetriolo, poi più tardi poi posterò, metterò un post dove scriverò le proprietà dell'estratto di cetriolo, che non è come se lo mangiassero, e quindi passiamo ad estrarre il succo con l'aiuto dell'estrattore, tenendo il tappo chiuso di uscita e lasciando il cetriolo con la buccia. Ecco, vediamo che inizia a fuoriuscire il succo. Utilizzeremo il cetriolo per questo estratto e poi una parte di acqua. Ecco, cercando che intanto fa a fettine il cetriolo e lo mette poco alla volta nell'estrattore. E intanto vedete che dal lato escono i rifiuti, che poi sono le bucce, i semi e tutta la parte spremuta. Vedete intanto che il succo aumenta. A questo succo eventualmente si può aggiungere anche una mela, però va bene anche così. Ecco, dopo aver fatto lavorare un po' la macchina, mettiamo un po' la retromarcia in modo da far, ecco, togliere tutti i residui che sono rimasti attaccati al cestello. Poi lo facciamo rigirare un altro secondino con la marcia in avanti e quindi l'estratto sarà pronto. Lo facciamo pulire. Chiudiamo l'estrattore. Versiamo l'estratto in un boccale graduato per vedere, per pesare quanti millilitri è. Ecco, vedete, questo è praticamente proprio l'estratto che andrà filtrato. E quindi, come vediamo, abbiamo 200 millilitri di succo. A questo aggiungeremo 800 grammi di acqua e poi lo filtreremo con l'aiuto di un colino a maglie fini. Quindi fra poco vi faremo vedere come lo filtreremo e la somministrazione che faremo agli uccelli che abbiamo lasciato senza bere già da 2-3 ore. Quindi fra poco faremo un altro video.